Ci ritroviamo qua a parlare di un evento del quale io non avrei voluto parlare in questo giorno di festa, che anche gli atei celebrano e festeggiano, dell'attentato che hanno compiuto degli integralisti, come al solito islamici, dei quali ho parlato già nei miei precedenti video, in Sri Lanka, nell'isola che una volta, se non mi sbaglio, si chiamava l'isola di Colombo. No, no, non c'entra niente. In Sri Lanka. Un'isola prevalentemente buddista, ma ci sono anche indù, musulmani e cristiani. Fino a qualche tempo fa convivevano pacificamente, fino a che fu roreggiasse un poco in tutto il mondo questa furia integralista islamica, anche per colpa dell'integralismo religioso che è stato accentuato dalle politiche espansionistiche occidentali, soprattutto a partire dalle petroguerre. E quindi, come dire, ci troviamo di fronte a un evento luttuoso che inlutta un'isola che ha già dovuto affrontare anni di guerra civile, di guerra intestina, che ha contrapposto la maggior parte della popolazione buddista agli indù, ai tamil, con atroci delitti commessi da ambo le parti, tanto dal bando buddista come da quello minoritario indù. Ci sono stati degli stermini, delle prevaricazioni dei diritti umani, e adesso furoreggia in Sri Lanka il terrorismo islamico, che ha colpito cristiani in modo particolare. Questi attentati infatti hanno colpito i turisti cristiani che sono andati a celebrare la Pasqua. Ma perché sempre questi integralisti, questi terroristi, devono appartenere a poche minoranze? Perché non è che tutti gli islamici sono, o gli islamisti sono terroristi. Però quelli che più fanno attentati in tutto il mondo sono i musulmani. Sono terroristi islamici, musulmani, che poi per me la definizione di terrorista islamico non significa che siano credenti musulmani, ma significa che in nome dell'Islam vogliono imporre con la forza, con il totalitarismo, la loro visione della politica, dell'economia e della società. Quindi, purtroppo ci rimettono tutti i musulmani, che non bisogna metterli nello stesso sacco, ma bisogna andare contro i violenti, perché i violenti sono una minoranza, ma si fanno sentire con questi atti di sangue, perché è quello che cercano. Soprattutto cercano di mettere zizzania tra musulmani, cristiani, buddisti, in modo da creare delle spaccature nette, da far andare la gente contro i musulmani in modo che tutti i musulmani si radicalizzino. E invece non dobbiamo stare a questi biechi giochi, a questi sporchi giochi. Bisogna contrastare i violenti, ma una mano per fare questo ce la debbono dare gli stessi musulmani, che non debbono appoggiare i fratelli violenti, ma li debbono denunciare, perché ogni atto commesso, ogni atto violento commesso nel nome dell'Islam gli altri popoli, le altre persone a avversare l'Islam. Quindi la lotta contro il terrorismo deve venire non soltanto da fuori dell'Islam, ma anche dentro l'Islam. Violente debbono essere contrastate soprattutto all'interno dell'Islam, non fuori dall'Islam, perché se i musulmani buoni non si separano da quelli cattivi, poi si farà di tutta l'erba un fascio. E quindi io in questo giorno di Pasqua faccio i miei auguri a tutte e tutti voi, cari amiche ed amici, il vostro Saint Chan, lo youtuber italiano, ma proprio di questa cosa non avrei voluto parlare. Infatti ho titubato durante tutto il giorno e adesso di pomeriggio mi metto a fare questo video. Ma veramente sono molto dispiaciuto per queste circostanze. Adesso vi lascio perché sto arrivando ai 5 minuti e l'applicazione è gratis. Ciao!